Ancora polemiche sull'esibizione di Alessandro Siani. A distanza di 2 giorni non accenna a placarsi la querela sull'infelice battuta di Alessandro Siani durante la prima puntata del Festival di Sanremo. Per chi non fosse stato attento riassumiamo brevemente, durante la sua esibizione Siani si è rivolto ad un bambino un po' sovrappeso seduto in platea dicendo, ma ci entri nella poltrona. Da lontano mi sembravi una comitiva. E subito i commenti social lo hanno stroncato, ma non è finita qui, infatti, nonostante Siani abbia tentato di riparare devolvendo il suo cachet in beneficenza e dicendo che il bambino in questione gli ricordava uno degli attori del suo ultimo film e quindi si è sentito portato a scherzare con lui, anche il Codacons ha detto la sua, chiediamo alla Rai di elevare una sanzione nei confronti del comico per l'evitabile battuta a danno del bambino in sovrappeso. La vicenda, infatti, assume un valore non indifferente se si considera l'enorme platea televisiva che ha assistito alla scena, costituita anche da giovani e giovanissimi che potrebbero essere portati ad emulare simili prese in giro, il problema del bullismo nelle scuole a danno di bambini e minori con difetti fisici è un argomento molto serio che andrebbe affrontato partendo proprio dalla TV. A rincarare la dose arriva anche Brunetta, non troppo felice per la battuta sul seggiolino nell'auto blu del comico napoletano. La battuta su di me è penosa. Ma mi indigna molto di più quella schifosa fatta contro un bambino, ridicolizzato con violenza. Siani razzista. Dai au celebrità.